prima ancora di aver iniziato una riflessione su che cosa non ha funzionato. Quindi... Allora, sentiamo cosa ne pensa di questa fase così delicata, così difficile da capire, da interpretare, anche perché un sacco di milioni di italiani vogliono capire che cosa succederà tra domenica e lunedì. Vediamo poi il capo dello Stato alla fine di tutti questi colloqui, cosa tirerà fuori dal cilindro, quale nome e quale scenario anche di guida del paese. Voglio sentire Diego Fusaro, che mi pare in un'intervista ho letto: dopo il no al referendum la guerra continua, è così? Che vuol dire, Fusaro? Certo che sì, questo referendum in cui si voleva rottamare, distruggere la Costituzione, era voluto, direbbe Marx, dalle classi dominanti, si potrebbe anche dire dalle elite globaliste, che volevano distruggere una carta costituzionale fondata sulla dignità del lavoro, sulla dignità della persona umana, che difendeva i diritti dei lavoratori. Dato che hanno ricevuto un sonante no da parte del popolo italiano e sono state quindi sconfitte temporaneamente, è chiaro che passino ora al piano B. Giacché questi signori della finanza, JP Morgan, gli eurocrati, gli Stati Uniti d'America, vogliono distruggere le carte costituzionali dei paesi europei e dato che l'Italia si è opposta, il piano B è imporre un governo tecnico, leggi colpo di stato finanziario, che è quello che si sta prospettando, altro che elezioni, altro che discussione su chi tra gli italiani andrà al governo. Qui è in atto un vero e proprio colpo di stato finanziario perché... cosa di cui si è parlato poco. Già Padoan pare abbia chiesto un fondo di aiuto al fondo salva stati, che significa di fatto produrre un indebitamento modello Grecia. Quindi la situazione è poco serena. Certo è stato subito smentito, ma come sapete, come in amore, quando c'è il tradimento, la tecnica è sempre negare tutto fino alla fine. Però la situazione è esattamente questa, cioè c'è una tremenda reazione da parte delle classi dominanti, perché siamo nel bel mezzo di un conflitto di classe che si è ridefinito come massacro di classe. L'elite dominante sta riprendendosi tutte le conquiste sociali che si erano guadagnate da parte delle classi dominate e chiamano questo movimento controrivoluzionario riforme. Hanno chiamato riforma del lavoro l'aggressione frontale al mondo del lavoro, leggi Jobs Act. Hanno chiamato riforma della scuola la distruzione lineare della benemerita scuola italiana fondata sul liceo classico e sulla riforma Giovanni Gentile, quella era una vera riforma, per tra parentesi, e ora hanno chiamato riforma della Costituzione la distruzione programmata del nostro testo costituzionale che pone al centro la dignità del lavoro, tema comunista, e la dignità della persona umana, tema cattolico. Questa è la situazione in atto, quindi è inutile che continuiamo a discutere su chi sarà il prossimo. L'elite finanziaria ha già deciso e io prevedo che sarà un governo tecnico. Nel caso peggiore avremo Draghi direttamente e nel caso migliore Padoan o qualche altro tecnico che farà le riforme imposte dall'Europa, cioè la linea politica diretta di taglio lineare ai salari, ai diritti, ovvero integrazione europea, come viene chiamata. Senta, con un lessico vagamente orwelliano. Ma seguendo la scia del suo discorso, cioè lei pensa che ci sarà comunque qualcuno a guidare questo governo e non si andrà a elezioni presto? Questo vuol dire? Certamente, le elezioni sono qualcosa di superato ormai, si è peccato di troppa democrazia in Gran Bretagna, disse Mario Monti, se ricordate, quando ci fu il referendum, e quando in Grecia vi fu a sua volta il referendum venne stracciata la carta perché l'elite aveva già deciso cosa doveva passare. Oggi mettiamoci bene in testa, chiudo subito, che la democrazia è tollerata fin tanto che le scelte democratiche confermano ciò che i signori del mondialismo hanno già deciso. Qualora si produca un dissidio fra le scelte democratiche e le scelte dei dominanti, devono essere le seconde a prevalere. Si veda quanto è accaduto in Grecia nel 2015. Mi sembra che le parole di Fusaro non lasciano spazio ad ambiguità. Adesso